Ho trovato uno studio abbastanza buono nella villa Strolfern, davanti alla Porta del Popolo. Al piano terra, con cipressi davanti alla finestra, malinconico come una tomba, però pratico secondo il mio giudizio. La villa ha un giardino bellissimo, nel quale, nel caso, potrei mettere un modello e dipingerlo. C'è una stanzetta, così abiterò lì, con una monocamera arredata, e rinuncerò ad ogni comfort. Tanto lo fanno tutti qui e vivrò come uno spartano. Questa testimonianza racconta appunto una villa in cui l'arte era il centro di tutto. Questo luogo nasce per l'arte, nasce per gli artisti. Il mistero e la favola che Strolfern aveva saputo creare sembrava una quinta teatrale. È un po' difficile, se uno non ne vede un esempio, capire. Entravi in un parco fatato. Abbiamo trovato dei documenti, per esempio, che lo attestano come copista del Louvre a Parigi nel 1876, una testimonianza che lui ha studiato pittura. Un'altra cosa che ci ha aiutato a capire meglio la sua personalità è stato proprio il suo testamento. Fa una serie di lasciti, tra cui un lascito a una fondazione che lui chiama Fondazione Gleyre, nel nome del proprio maestro, e lì abbiamo capito che lui aveva studiato pittura con Gleyre, animatore di un'accademia a Parigi proprio in quegli anni in cui avevano studiato anche, oltre a Strolfern, personaggi del calibro di Renoir, per esempio. Il suo archivio è andato disperso, però nel tempo abbiamo trovato dei documenti, dei piccoli disegni che ce lo raccontano la sua mano, una mano fine, una mano educata al disegno. Abbiamo pensato di capire quanti e quali artisti stessero a Villa Strolfern. L'unico modo per noi per capirlo è stato quello di consultare a tappeto la guida Monaci, che è la guida di Roma, una sorta di pagine gialle dell'epoca, e in cui abbiamo preso nota di tutti gli artisti che davano come domicilio Villa Strolfern. Ed è uscita un grandissimo numero di artisti, di alcuni dei quali non abbiamo assolutamente più nessuna notizia. La cosa interessante è che in questi studi in particolare, dal 1888 fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, hanno preso residenza gli artisti prussiani. È una cosa singolare perché Strolfern, in realtà, pur avendo un cognome tedesco e vivendo in Alsazia, in realtà lui si era allontanato dall'Alsazia proprio a seguito della debacle, della perdita della guerra franco-prussiana,
e quindi lui si era rifiutato di prendere la cittadinanza tedesca. Questo ci ha aiutato anche a capire di più che in fondo lui era un pacifista, era un uomo libero. Capire che lui era un artista ci ha dato un contributo nella comprensione della sua villa, che in definitiva si può considerare la sua opera d'arte. Della villa avevano tutti il lucernario rivolto verso nord per avere una luce diffusa e c'è un'ampiezza, un soffitto alto quasi 8 metri. Quando Francesco Trombadori era al lavoro, i quadri non erano attaccati alle pareti, non erano esposti, ma erano tutti rivolti verso il muro, perché questo in realtà era solo un luogo di lavoro, quindi era molto semplice. Ed è stato poi successivamente, diciamo, allestito, un po' più musealizzato dopo la sua scomparsa. In questo studio abbiamo iniziato a raccogliere tutti i documenti sugli artisti di Villa Strolfern. Questo è uno studio dove abitava Cipriano Efisioppo, già dal 1914. Cipriano Efisioppo era un noto pittore italiano ed ha vissuto qui insieme a Deiva De Angelis fino al 1918. Lui era già in guerra, lei era qui da sola, però lo studio era intestato a Cipriano Efisioppo, non era della De Angelis, quindi era convivente. Dopodiché lei nel 18 se n'è andata, lui è tornato ed è stato qui altri anni, si è sposato e ha avuto qui dentro lo studio tre figli e hanno vissuto qui lui, la moglie e i tre figli fino al 31. Trombadori era amico naturalmente di Oppo e abitava nel numero 24, che era uno studio ottenuto dopo la Prima Guerra Mondiale, alla fine nel 19, perché era stato abitato fino allora da Umberto Moggioli, che era un pittore della scuola di Burano. Trombadori nel 31 ha vissuto lì dal 19 al 31. Nel frattempo, nell'ultimissimo periodo, ero nata io, che sono nata nel numero 24, si sono trasferiti nello studio che Oppo aveva lasciato. Naturalmente la Francia era d'accordo, gli ha fatto il contratto, che è del 32, cioè lui è entrato alla fine del 31 e il contratto con la Francia, il primo contratto è del 32. Quindi il contratto di Strolfern nel numero 24 dal 19 al 31 e dal 31 con la Francia. E dal 31 al 61 mio padre ha vissuto qui come titolare dello studio con la famiglia, perché è uno studio con abitazione, mentre quello del 24 non era con abitazione, però c'era la tolleranza, la stessa tolleranza che c'è stata negli studi di Villa Strolfern nel dopoguerra. Il quadro che sta nell'ingresso, che è Villa Strolfern, era appena finita la Prima Guerra Mondiale. Mio padre era appena entrato ed è il primissimo quadro che ha dipinto, l'unico con soggetto Villa Strolfern, l'unico di tutta la sua produzione. Ed è un quadro dove si può intravedere
l'atmosfera della villa, perché l'atmosfera l'ha accolta perfettamente. Secondo me è un quadro bellissimo. Uno degli autori più prestigiosi italiani, con il quale ci sono proprio delle lettere anche, delle testimonianze vive, era un autore di Bologna che si chiama Luigi Serra ed era un grande pittore dell'Ottocento. Ecco, con lui c'era proprio un rapporto particolare, gli aveva dato un'ala del suo palazzo, cioè viveva lì per molti anni. Mentre tutti gli altri studi che Strolfer ne aveva numerato da 1 a 28 erano tutti abitati da affittuari, sia scultori che pittori che danzatori, poeti, alcuni giornalisti, insomma la classe intellettuale. La villa era profondamente vissuta. Abbiamo deciso nel tempo di raccogliere tutti i documenti che siamo riusciti a radunare sugli artisti di Villa Strolfern. Questo perché ci siamo resi conto già dagli anni 90 che tantissimi di questi artisti erano assolutamente sconosciuti e che la storia di questo luogo, che era fatta da questi artisti, rischiava così di scomparire, di non essere ricordata. Iniziando dal corposo nucleo di documenti dell'archivio Trombadori, abbiamo poi proseguito e abbiamo ricevuto nel tempo altri lasciti come l'archivio Torresini e come poi tanti altri che abbiamo qui raccolto in faldoni. Gli artisti da cui parte tutto questo, oltre chiaramente Francesco Trombadori, che succede in questo studio a Cipriano Fisoppo, loro erano amici, si conoscevano dal tempo dell'Accademia che avevano frequentato qui a Roma. Trombadori arriva in questo studio appunto alla fine del 1931, ci rimarrà fino alla morte e successivamente questo studio rimane occupato dalla vedova e poi dal figlio Antonello. Questa cosa ha fatto sì che tutto quello che è in questo luogo sia rimasto in qualche modo inalterato. Ogni artista poi lo ha certamente vissuto in un modo diverso. C'è chi viveva come uno spartano, chi invece si riuniva in grandi e goliardiche tavolate. Ho qui ritrovato uno schizzo fatto probabilmente da Bartoli che racconta una serata nello studio di Attilio Selva. Attilio Selva era uno scultore che abitava nel Viale degli Studi e dove c'è per esempio Trombadori. Questo dovrebbe essere, poi c'è Selva da qualche parte, e c'è Bartoli che è bassissimo, era notoriamente molto basso. Questo è il clima in cui loro vivevano, quindi era sicuramente meno spartano di quanto non vivessero. Questo per esempio è Attilio Selva, con un artista tedesco, con questo cagnetto che probabilmente era di sua proprietà, perché poi abbiamo trovato anche un'altra foto che poi abbiamo fatto ingrandire, in cui c'è sempre la moglie Selva e un altro artista di cui non si conosce il nome. Selva era arrivata a Villa Strolfern nel 1913, era di Trieste. Scoppio della Prima Guerra Mondiale, Selva decide di arruolarsi nell'esercito italiano e decide di combattere contro gli austro-ungarici, diciamo, e diventa un grande scultore italiano.
Di alcuni siamo riusciti ad avere tanti documenti da poter fare dei piccoli libri. E questi libri sono, ci hanno poi aiutato a raccogliere i documenti, cioè nascono dai documenti che appunto poi sono alle vostre spalle. Abbiamo Socrate, Corinna e Olga Modigliani, Cipriano e Fisioppo e poi infine Torresini. Arturo Martini, per esempio, è uno degli scultori. Giuseppe Ciotti, che è un pittore di Villa Strolfern, ricorda che la donna al sole di Arturo Martini viene fatta a Villa Strolfern e la leggenda vuole che fosse stata calcata sul corpo nudo di una modella. Questo archivio è stato, diciamo, l'anima, in realtà l'anima sono stati proprio Donatella e Antonello Trombadori che insieme ad altri artisti, eredi di artisti, hanno fondato l'associazione Amici di Villa Strolfern. Inizia quindi una riflessione sulla villa, anche perché purtroppo la presenza della scuola incominciava a insidiare pesantemente la vita degli artisti, che però ancora stavano a Villa Strolfern. C'era Guerrini, Pinto, c'erano tanti artisti anche poco conosciuti, però continuavano a lavorare. Cioè la tradizione della villa degli artisti, degli studi degli artisti, continuava a essere. La scuola inizia a agire più pesantemente, a mandare via gli artisti dagli studi e quindi si sente la necessità appunto di tramandare questo nucleo di documenti, di ricordi, questa storia, che fino a questo momento è una storia tutta quanta da raccogliere, c'erano solo delle testimonianze orali. Quindi nasce l'associazione Amici di Villa Strolfern e successivamente nel 1985 mi sembra viene vincolato lo studio Trombadori e viene vincolato, come dicevo, le opere e gli oggetti, l'archivio, tutto ciò che è di proprietà degli eredi Trombadori alle mura che sono di proprietà dello Stato francese. Quindi il vincolo ha notificato a due proprietari. E questa cosa ha fatto sì che questo fosse poi giungesse a essere l'ultimo studio di Villa Strolfern, perché il vincolo lo ha preservato e quindi non è stato alterato. Ogni artista ha tramandato in qualche modo il ricordo di questa villa, però è un luogo di cui si sa poco. Non abbiamo documenti di tutti gli artisti, quindi non possiamo dire che tutti gli artisti avevano studiato in accademia. Sappiamo però che, per esempio, Francesco Trombadori e Cipriano Fisioppo avevano studiato all'Accademia di Belle Arti di Roma e lì si erano incontrati, ma si erano incontrati lì anche con altri della loro generazione, perché l'Accademia di Belle Arti di Roma era un punto molto fervido. Poi forse non a caso Villa Strolfern non è così lontana, non è situata geograficamente in un posto così lontano rispetto all'Accademia, rispetto a Via Marguta, rispetto ai luoghi dell'arte. L'assetto lasciato da Strolfern è rimasto così fino al 1940, quando è scoppiata la guerra. Prima della dichiarazione di guerra, pochi giorni prima, la Francia ha fatto un'asta pubblica, chiamando i rigattieri di via del Babuino e disperdendo tutto.
tutto. Le cose che qui ci sono, che per fortuna, come, almeno come testimonianza, sono riuscita a ritrovare, sono poche, ma sono preziose. L'idea della villa è un posto in cui gli artisti potessero vivere liberamente, ma tutto sommato anche molto poveramente. Forse gli artisti potrebbero ritrovarsi in un'idea meno consumistica, ma trovare la propria personalità profonda. Strolfern aveva pensato una villa nel quale ci si potesse vivere liberamente e poveramente, perché l'unica vera ricchezza era quella dell'arte.